Salvatore Cola Giovanni, eletto con 800 preferenze però tra i banchi della minoranza, oggi però eletto vicepresidente del Consiglio. Ecco, inizia una nuova legislatura, lei appunto tra gli scranni della minoranza, che ruolo avrà? Ma una posizione che andrà a verificare tutto ciò che i pentastellati hanno scritto all'interno del loro programma. Sarà un'opposizione costruttiva, al contrario di loro che per 5 anni hanno fatto un'opposizione distruttiva. Penso che la città di Campobasso, come ho detto nel mio intervento, deve essere al centro delle nostre attenzioni prima di qualsiasi bega politica. Io auguro a loro un buon lavoro e vigilerò su tutto quello che loro hanno detto al programma elettorale se verrà messo in atto, e lì dove ci dovrà essere un'idea condivisibile per il bene della città, io penso che il centrodestra non ha problemi a dare sostegno per il bene della città. Lì dove ci saranno degli episodi poco piacevoli per la città di Campobasso, non voglio citarli, ma qualcuno già c'è stato, lì invece cominceremo a far sentire la nostra voce. Perché io ritengo che siamo in piena democrazia e la democrazia va rispettata. Ecco, episodi poco piacevoli, si riferisce appunto al Corpus Domini e sicuramente, insomma, al fatto che i consiglieri di minoranza non sono potuti salire qui a Palazzo San Giorgio. Lei come l'ha vista questa cosa? Ma io ero fuori Campobasso per impegni personali. Penso che un consigliere comunale, al di là se di maggioranza o di opposizione, è un consigliere eletto del popolo che appartiene al palazzo di città. Il palazzo deve essere aperto a tutti, non ci sono vincoli. Poi se ci stavano problemi di pubblica sicurezza, logicamente quei problemi andavano anche visti per i consiglieri dei 5 Stelle. Però è una polemica che porteremo in aula sotto forma di mozione. Più per mettere dei paletti a un codice comportamentale che nei 5 anni scorsi, ricordo Cretella, ricordo Praetano, ricordo Gravina, ci hanno sempre richiamato a questo alto senso di responsabilità e di moralità. Loro hanno steccato con la prima, però non è che entrando, qualche consigliere non è entrato nel palazzo, la città è andata in default. Quindi evidenzieremo questo, però che non si deve ripetere un comportamento di mancanza di rispetto, perché poi vedere altri consiglieri sopra, regionali e comunali, appartenenti alle 5 Stelle, insomma, è un po' sgarbato. Ex assessore al commercio, il suo posto è stato appunto preso dall'assessore Paola Felice, sarà attento alle tematiche proprio che riguardano il commercio. Ma guardi, il commercio secondo me è una struttura che cammina da sola. Faccio gli auguri a Paola Felice perché nella passata legislatura è stata l'unica a fare proposte positive e prepositive per la città di Campobasso. Però lei ha in mano un Ferrari, perché io conosco ogni singolo dipendente di attività produttive che hanno fatto bella questa città nei passati 5 anni sotto forma dei vari eventi, e penso se l'assessore oggi si affida nelle mani di quelle persone che mi sono affidato io, a costo zero, senza consulenze, potrà portare avanti una serie di discorsi molto importanti che, le dico una cosa, tutti gli assessori al commercio sono usciti col doppio dei voti e più di qualcuno ha fatto il consigliere assessore regionale. Vuol dire che quella è una struttura che funziona a prescindere.